potrebbe esserci Davide che chiama da Monza, Alessio? Sì, chiama da Monza, buongiorno. Davide, prego. Sì, buongiorno, innanzitutto complimenti per il programma. Grazie, grazie. Volevo fare una domanda al professor Cerotto. Io volevo sapere se in questo momento ci si può recare in un luogo di dressatura o al mare e condividere la stanza con un amico o un'amica, cioè con una convivente. Con una convivente o con una non convivente? Con una non convivente. Non convivente, ok. Certo. Sentiamo il professor Cerotto. Si fa riferimento alla domanda indicata a margine con cui codesto Davide ha così chiesto. Dovrei rispondere come un burocrate in questi casi, no? Esatto, esatto. Ma per fortuna lei è Cerotto. Sì. Quindi sì, non abbia crisi di identità. Cambio registro. Esatto, esatto. Non faccia il burocrate, ma parli l'italiano insieme a noi. Rispondo come risponde il diritto. Può condividere una camera doppia rispettando le distanze di sicurezza e con i dispositivi di protezione individuale, essendo persone non conviventi. Poi, al chiuso della stanza... Il giurista non c'è al chiuso della stanza. Saranno fatti di Davide, dice. Però la camera deve essere condivisa rispettando le distanze.